innanzitutto vorrei scusarmi per non aver utilizzato le consuete attrezzature se il video sarà in minore qualità. Naturalmente sto girando con la mia fotocamera e questo non mi permette una qualità video. E c'è una commedia particolare, molto, molto bella. L'ho vista ieri sera al cinema ed è un film brillante, un film che mi ha emozionato, mi ha fatto riflettere, mi ha lasciato una grande amarezza dentro. È una storia curiosa, una storia che richiama davvero a tantissime pellicole della commedia italiana, ma anche del cinema internazionale. Lo stesso personaggio interpretato da Piff sembra uscire da Forrest Gump, ad esempio. E lui riesce con questa storia a raccontare eventi storici, a svelare anche quello che era stato suggerito nel corso degli anni, che era stato taciuto. Comunque fa un lavoro di riscoperta molto molto coraggioso e denuncia come solo il grande cinema di denuncia sociale italiano sapeva fare. Dunque una commedia brillante, intelligente e senza peli sulla lingua. La storia, beh, l'avete capita più o meno tutti. Piff si deve sposare con una ragazza che è la nipote di un boss della mafia di New York, promessa sposa al figlio del braccio destro di Lucky Luciano. Si arruola nell'esercito americano per andare in Sicilia a chiedere la mano direttamente al padre della ragazza. Arrivato in Sicilia con questo tenente molto, molto romantico, affascinante, idealista, scopre la realtà comunque della criminalità organizzata, della mafia. La mafia è sul punto di estinguersi a causa appunto degli arresti condotti durante l'epoca fascista, che viene riportata al potere dagli americani grazie appunto all'accordo tra i servizi segreti e Lucky Luciano, che ha permesso appunto all'esercito americano di sbarcare in Sicilia. Una sequenza di eventi che mi lascia davvero una grande rabbia dentro, perché tralasciando la fiction, la storia comunque inventata, la storia d'amore e le varie vicende dei personaggi che gravitano attorno a finale del sindaco mafioso della città di Crisafullo, che viene eletto, spiega cos'è la democrazia e fa coincidere il concetto di democrazia con lotta al comunismo e al tempo stesso con l'appoggio nei confronti del potere mafioso. Dunque sarà solamente il tenente l'unico capace di intendere ciò che è stata ignorata. Questo è un rimando a quel documento che Piff mostra durante il film, alla fine ufficiale americano, che denunciava appunto la ripresa di potere da parte della mafia e delle diverse soluzioni a questo potere, tra cui appunto il lasciar correre, la terza opzione, che è stata quella poi percorsa, che ha permesso appunto la presa di potere del crimine, la presa di potere del potere mafioso. Dunque una storia comunque avvincente, molto avventurosa, divertente, con personaggi caratteristici, il cieco e lo zoppo che in coppia formano il gatto e la volpe, Franco e Ciccio, davvero con una serie di gag dietro l'altra, oppure la madre col figlio e il nonno fascista che poi si ricrede sul Mussolini. Prima lo idolatrava come se fosse la divinità, fosse appunto l'uomo della provvidenza, e poi lo accusa di essere un traditore, prende di coscienza, e non a caso c'è quell'inquadratura simbolica della statua del Duce che viene gettata via dalla finestra, si impiglia ai fili per i panni, dove si stendono i panni al sole, e rimane a testa in giù appunto per celebrare appunto l'evento di Piazzale Loreto di qualche tempo dopo. E dunque un film che sa far ridere, sa far piangere, ha dei colpi geniali come l'arrivo di Piff in volo in groppa ad un asinello, una scena molto felliniana. Dunque la capacità di Piff qual è? Piff sa recuperare la buona commedia italiana di una volta, i Comencini, oppure i De Sica, il Totò, la grande commedia italiana, il Monicelli, Scola, sa far ridere in maniera genuina, oppure sa far riflettere come il cinema di denuncia sociale di Rosi, ad esempio. Dunque
di bell'occhio, quindi è un film che coniuga diverse anime al suo interno. Piff ha una grande cultura cinematografica, magari non è il più grande regista italiano al mondo, non è un virtuoso della telecamera, però comunque è un regista genuino, spontaneo e non è costruito soprattutto, quindi un film semplice come lo era anche La mafia uccide solo d'estate, non dirige capolavori, ma sono film che ti restano dentro perché ti lasciano dentro un vuoto, un'amarezza, ti mostrano davvero una realtà, ti fanno ingoiare un boccone molto amaro, molto molto amaro. Dunque Piff è davvero capace di sorprendere con una scrittura brillante, con una scena dello sbarco degli americani in Sicilia che sembra essere Salvate il soldato Ryan di Spielberg, davvero scene realizzate benissimo, i bombardamenti fatti veramente bene. La recitazione è curata abbastanza bene, i caratteristi siculi sono veramente veramente in palla, in parte, davvero personaggi costruiti bene e recitati bene. Poi da siciliano posso solamente riconoscere quei luoghi che sono stati scelti vicino a casa mia, il Monte Erice appunto per le location di Crisafullo, la Scala dei Turchi per l'arrivo degli americani in spiaggia, oppure cosa potrei dire, le zone del Trapanese. Dunque luoghi che conosco bene, le saline di Trapani e Paceco, location molto belle, molto suggestive e molto significative appunto per quello che è il messaggio che vuole mandare il regista, l'autore del film. Dunque è un film che mi ha emozionato tantissimo. Ero molto amareggiato sul finale e ho sfiorato il pianto, così come l'avevo sfiorato con La mafia uccide solo d'estate. Bravo Piff, tempistiche per costruire tutta la storia, per raccontare una vicenda storica. Alla fin fine tutti i personaggi di contorno sono storie collaterali che devono raccontare appunto la vita dei siciliani durante la Seconda Guerra Mondiale, durante l'arrivo degli americani in Sicilia tramite appunto questi personaggi così coloriti e popolareschi. Dunque, cosa aggiungere di più? Ve lo consiglio, andate al cinema, andate a vederlo, perché la buona commedia italiana deve essere sostenuta. Quest'anno abbiamo avuto un grande esempio con Perfetti Sconosciuti, una commedia straordinaria, dunque la commedia italiana sa ancora fare grande cinema. La commedia può ancora raccontare la realtà, lo può fare adeguatamente, dobbiamo solamente crederci. Vedere la sala mezza vuota alla fin fine mi ha messo un po' di tristezza, perché è un film che racconta un periodo storico così sconosciuto, così ignorato, volutamente ignorato, deve essere